Ela, ela. Troppo, troppo. Ragazzi, è troppo. Questo fa paura, fammi fermare che qua ci facciamo male. Questo, cari signori, è l'Ego Z6, un trattorino completamente a batteria, è un raggio zero, lo vedremo dopo perché si chiama così, e potrebbe essere ciò che ci riserva il futuro per quanto riguarda i trattorini tagliaerba. Vi spiego anche questo tra qualche minuto. Nel frattempo, dopo la sigla, vi snocciolerò pochi dati tecnici, non voglio essere noioso, perché tanto li troverete scritti sia sul mio articolo nel blog che verrà pubblicato contestualmente a questo video, sia perché i dati tecnici sul sito del produttore sono molto chiari, quindi non mi dilungherò tantissimo sugli aspetti tecnici, ma ci sono poche cose importanti però che vi voglio dire su questo trattorino. Ve ne parlo dopo la sigla. Rieccoci sul canale. Per chi come me ama la tecnologia e vive in campagna, una cosa del genere è quanto di meglio si possa chiedere, se non fosse che il mio terreno non permette di sfruttarlo al 100% e lo vedremo dopo nel test sul campo. Io abito in collina, il mio frutteto è l'unica parte che più o meno è in piano, ma non del tutto, quindi potrò utilizzarlo soltanto lì. Non è un trattorino adatto alla pendenza, tant'è vero che il produttore indica soltanto un 12% di pendenza utile per poterlo utilizzare, quindi andrò con molta cautela, ma moltissima cautela, onde evitare di farmi male io e rovinare il trattorino. Quindi quello che vedremo sarà un test di qualche minuto, una quindicina di minuti al massimo, raggruppati e addensati in più spezzoni di video. Quindi in questo video farò una panoramica d'insieme e vi dirò pregi e secondo me difetti di quello che riuscirò a far emergere durante questo breve test. Allora, iniziamo sul perché questo potrebbe essere il futuro dei trattorini. I trattorini sono degli utensili generalmente a scoppio, a batterie ce ne sono veramente pochi. Vi dico che questo è il futuro perché qui dentro noi abbiamo 6 batterie della capienza in questo caso di 12 ampere ora l'una, sono il top della linea Ego, ve ne avevo già parlato in altri video quando ho provato la motosega, quando ho provato il decespugliatore e il soffiatore, sono tutti della serie 56 volt lithium Ion Arc, ecco questo è importante. Quindi le stesse batterie che vi ho fatto vedere l'altra volta, che ho utilizzato per gli altri utensili, possono andare benissimo installate qui e questa batteria la posso montare sui miei utensili. Quindi questo è un po' il punto di forza di Ego. Una sola batteria, potenze diverse ovviamente, utilizzabile su tutto ciò che riguarda la famiglia Ego. Cominciamo dall'aspetto generale e poi piano piano ci avviciniamo e stringiamo un po' le maglie su questo Z6. Affinché possa funzionare lo Z6 ha bisogno di 15 A. Il minimo quindi sono due batterie. Possiamo utilizzare anche soltanto due batterie, anche di potenza e amperaggio diverso, quindi una da 10, una da 5, due da 7,5. L'importante è che come minimo abbiamo 15 A. In questo caso abbiamo 72 A. Ciò che fa la differenza ovviamente è l'autonomia. Con 72 A, quindi il top che possiamo avere su questo trattorino, il produttore consiglia un taglio massimo di 10.000 metri quadri, di 1 ettaro, in piano ovviamente. E non è poco, 1 ettaro con una ricarica è veramente tanta tanta roba. Qui entra in gioco il secondo fattore a mio avviso. Io ho la fortuna di avere, fortuna tra virgolette, visto che lo sto ancora pagando, un impianto fotovoltaico. Quindi se io le ricarico il giorno, io le ricarico in modo gratuito e dal punto di vista proprio dei consumi non mi costa nulla. Autonomia al 52%, le ho messe a ricaricare, vedete, sono 6 batterie indipendenti da 12 A ciascuna, il connettore è unico, il caricabatterie è veloce. Ora, visto che tagliaerba si usa prevalentemente in primavera e estate, a parte il costo di acquisto e eventuale manutenzione che è molto molto scarsa su questo tipo di utensili a batteria, ecco, io diciamo che ho un utilizzo a costo zero, non ho costi di benzina, non ho costi di tagliandi, cambio olio, filtri e quant'altro. E anche delle cinghie, perché vi spiego, questo trattorino qui, lo Z6, ha 3 lame per tagliare l'erba, tutte e 3 dotate di un motore per ogni lama, quindi abbiamo 3 motori sul piatto tagliato.
taglia erba e un motore sull'assale posteriore, quindi non abbiamo cinghie e questo è un vantaggio dal punto di vista della manutenzione. All'inizio del video vi ho specificato che è un zero turn, ovvero è un raggio zero, questo perché vedete davanti le ruote non sono comandabili dal volante, non c'è il volante, ci sono quelle due stegole che comunque non comandano le ruote anteriori. Le ruote anteriori sono pivottanti, vi faccio vedere, queste girano in modo automatico e seguono l'andamento del terreno e seguono soprattutto la direzione che io do con le ruote posteriori. Come funziona la sterzata di questo mezzo? Non so se avete presente i mezzi con i cingoli. Ecco, per girare a destra freno leggermente il cingolo di destra, parlando dei trattori, e il mezzo gira a destra. Qui la stessa cosa, avendo le due stegole che comandano le due ruote posteriori, posso decidere la velocità di rotazione della ruota destra o sinistra e questo imprime la sterzata al mezzo. Chi come me non lo ha mai utilizzato deve farci un po' di pratica prima di avventurarsi a tagliare l'erba, perché ci sono alcune manovre che permettono di girare su se stessi appunto a raggio zero, quindi questo viene comodissimo intorno agli alberi. Se c'è lo spazio in altezza, il trattorino permette di girare intorno all'albero su se stesso praticamente, quindi da quel punto di vista è di una facilità estrema da utilizzare, però bisogna prenderci la mano. Adesso vi faccio vedere un attimo il quadro comandi e qui entriamo proprio nel futuro. Si accede al display semplicemente tenendo premuto. Il computer di bordo esamina un po' lo stato delle batterie e qui abbiamo veramente un pennello di controllo che è completissimo, è davvero qualcosa di mai visto, almeno io non l'avevo mai visto prima una cosa del genere. Allora vi spiego, tre tipi di velocità: cambiando da control, standard e sport si cambia la velocità massima che si può raggiungere durante la marcia in avanti. I tre settaggi poi possono essere regolati in modo fine con questi due pulsanti, qui sono al minimo fino ad arrivare al massimo. Io personalmente utilizzo control, che è la base come velocità massima, la tengo al minimo, quindi più di un tot non ci posso andare. Standard si utilizza generalmente quando si ha un po' più di confidenza con il mezzo e anche in questo caso si può, vedete, salire con velocità massima preimpostato ovviamente. Sport invece è davvero veloce, sport raggiungono quasi 12 km orari ed è consigliabile lavorare in sport soltanto quando si è su una superficie veramente piana, un prato all'inglese, un campo da calcio e quant'altro. Con control si comincia a prendere confidenza con il mezzo e già a uno vi assicuro che la velocità è sostenuta, è notevole. Sulla destra invece abbiamo la possibilità di regolare la velocità dei piatti taglia erba, così siamo al minimo e saliamo fino al regime di rotazione massimo. Io ho provato anche questo regime, dico la verità, è superfluo, è tanta roba. Io generalmente nei miei test l'ho usato a 1 e a 3. A 3 taglia veramente di tutto, anche le piccole potature degli alberi da frutto, quelli freschi ovviamente, non gli ulivi, taglia tutto, non si accorge di niente. C'è quindi la possibilità, regolando finemente i parametri di cui si ha bisogno, di aumentare l'autonomia della macchina. Abbiamo qui poi il pulsante per entrare in altri tipi di settaggi, ma a noi questo interessa poco. Qui abbiamo ancora il pulsante per accendere e spegnere le luci, per poter lavorare anche in notturna, sono luci a LED ovviamente. Questo pulsante rosso attiva e disattiva i motori dei tre piatti falcianti e poi si spegne il tutto così. Questa è la chiave di sicurezza, si porta via e quindi il mezzo non è più possibile metterlo in moto, è una sorta di sicurezza insomma da tenere in casa. Abbiamo il portatelefono, dentro vi sono due molle per fissare il telefono così che le vibrazioni non gli facciano danni. Da questa parte invece, sulla parte sinistra, abbiamo lo sportellino che ci dà accesso al connettore del caricabatterie. Da questa parte abbiamo lo sportellino con la ricarica USB, se vogliamo caricare il cellulare mentre lavoriamo, e il portalattine e il portabottiglie. Vediamo adesso la funzionalità delle stegole. Sia a destra che a sinistra abbiamo gli stessi comandi: marcia avanti, parcheggio, marcia indietro. La funzionalità delle stegole è questa. Abbiamo lo stop, che è così, il mezzo si ferma e fa anche da sicurezza. Abbiamo poi la possibilità a questo punto di andare avanti e andare indietro. Entrambe hanno gli stessi comandi, come vi dicevo, e affinché il mezzo possa andare avanti bisogna spingerle entrambe contemporaneamente con la stessa forza. Bene, dai, l'ho portato qui nel podere, siamo con un'erba di circa 30-40 centimetri, è una sciocchezza per questo tipo di mezzo.
Come vedete, già così non sono in piano, non sono perfettamente in piano, però è il massimo che io posso fare in questo test, quindi non mi dite niente se lo sfrutterò poco e soprattutto se lo sfrutterò per poco tempo, perché io questo ho in piano, il resto in pendenza, e quindi non va bene per questo tipo di mezzo. Però la mia filosofia è quello di portarlo al limite, porto al limite tutto ciò che mi danno da provare, devo capire come va. E questo non fa eccezione, quindi se va bene in questo mio pezzo di terreno, va bene ovunque. Allora, una volta che si è saliti sopra, si toglie il freno a mano, si chiudono le stegole e siamo già operativi. Ecco, vedete, mi sono girato, ovviamente ho aperto le stegole, quindi le ruote posteriori sono bloccate, ma non ho premuto il pedale del freno di stazionamento, quindi lui suona, mi fa capire c'è qualcosa che non va. Non vi ho soltanto detto che abbiamo 10 tipi di regolazione, dal più alto al più basso. In questo momento io sono più alto, ho circa 10 cm di altezza, partiamo da 2,5 cm. Mi tengo alto perché il mio terreno ha degli avvallamenti, quindi non voglio danneggiare il piatto, Il suono si è interrotto perché ha rilevato il peso, e che peso, sul sedile. Quindi siamo pronti a cominciare a lavorare, vedete? Accendiamo i motori. Ecco, vedete, l'erba qui davanti comincia a essere alta un buon 50 centimetri. Ora i motori delle lame sono al minimo, le aumento un po', sono a 3/4, vado avanti. Abbiamo un'erba molto coriacea e una brutta erba, ma vedo che lui va abbastanza bene. Ecco, adesso mi giro intorno all'albero. Thank you.
Allora, avete visto qualche minuto di ripresa, voi qui non ve ne rendete conto, ma io sono già in forte discesa. Le ruote posteriori sono ancora molto belle, ma occorrerebbero delle ruote tractor per quanto riguarda il mio terreno, quindi mi rendo conto che più di questo non mi può dare la macchina. Sono, come vi dicevo, a 10 cm di altezza del piatto di tagliaerba e va molto bene, non soffro assolutamente, non sento alcun tipo di fatica. Adesso vado avanti, finisco qui la mia parte di frutteto, e la parte più in piano, come vi dicevo, non vado oltre perché non è il caso. Tra un po' tiriamo le conclusioni di questa macchina e vediamo i pro e i contro. Allora, sto tornando alla base, ho finito i test, l'ho utilizzato un po' oltre quello che avete visto voi, però avete visto il mio terreno, quello che potevo offrirmi è quello, oltre non posso andare. Però, lo vogliamo fare un test di velocità? Come faccio a non farlo? Sport! Massima velocità! Adesso decolla sto coso, eh? Vela! Vela! troppo! Ragazzi, è troppo! Questo fa paura, fammi fermare che qua ci facciamo male. Questo fa paura a sta velocità qui, è troppo. Allora dai, torniamo alla velocità normale. Ecco, abbassiamo da anziani col cappello mentre guidiamo. Allora, tiriamo le somme. Questo tagliaerba è uno spettacolo se lo si utilizza nel modo corretto e nel luogo corretto, e vi spiego il perché, ma tanto lo avete già capito se avete visto il video fino a questo punto. Se il terreno supera il 12% di pendenza, il mio lo supera abbondantemente, soprattutto se avessi continuato un po' nella sua corsa, mi sarei dovuto poi arenare da qualche parte, quindi non va bene per questo tipo di terreno. Però se avete un frutteto, se avete un prato, se avete una tavola di biliardo, con questo veramente vi divertite e lavorate bene a lungo, perché circa un ettaro di autonomia con queste batterie non è poco. Ovviamente poi non bisogna impegnarsi economicamente per acquistare 6 batterie da 12 A, sono tante e sono costose. Come vi dicevo all'inizio del video, con 15 A minimo, quindi con 2 batterie, ma se vogliamo lavorare decentemente con 3 batterie, lavoriamo quello che dobbiamo lavorare e abbiamo una spesa tutto sommata contenuta. Il costo dello Z6 lo dobbiamo rapportare a un trattorino a scoppio di pari livello, di pari qualità, di pari potenza. Lo Z6 ha una potenza rapportata al motore a scoppio di circa 22 cavalli e non è poco, soprattutto se pensiamo che oltre ai 22 cavalli del motore abbiamo un piatto di taglio di 52 pollici, che sono circa 132 centimetri. Quindi noi facciamo subito, se abbiamo il terreno in piano, davvero copriamo un'area molto ampia in poco tempo. Io qui avevo chiesto la configurazione con lo scarico laterale. Si può avere
con il taglio mulching e si può avere con la raccolta. Se avete un terreno che curate bene, che lo curate spesso, ecco ad esempio un'erba come questa, che era quella che io avevo seminato qualche mese fa, ecco un'erba così, che per me è alta, con un taglio mulching verrebbe una tavola da biliardo, verrebbe veramente molto molto bene. Ora mi permetto soltanto una piccola considerazione per ego, cadrà nel dimenticatoio, però la voglio dire. Se al posto delle pivotanti avessi avuto altre due ruote motrici con un pulsante per simulare il blocco del differenziale sulle quattro gomme, ecco, questa sarebbe stata la macchina perfetta e ideale. Tenete conto che una macchina 4x4 della concorrenza, motore a scoppio, non costa meno di 10-12 mila euro. Quindi margini di manovra ancora ce ne sono, eh? Due motori elettrici o uno solo con la trasmissione e l'elettronica per simulare eventualmente il blocco del differenziale. Sono sciocchezze per chi ha la possibilità di fare una macchina del genere. Bene, detto questo, io ringrazio Ego per avermelo inviato in test. Ovviamente l'ho tenuto soltanto per un paio di settimane, però tenete conto che ha piovuto per 7-8 giorni, quindi in realtà l'ho provato ben poco, purtroppo. È tempo di separarmi da questa macchina qui. Mi è piaciuta, ci si diverte, è maneggevole, è estremamente agile, quindi bisogna fare attenzione, perché davvero con questa macchina bisogna prima prenderci la mano e bisogna prendere confidenza, perché ha una reazione sui comandi immediata. È un classico dei motori elettrici, la coppia la danno immediatamente e in più, avendo le ruote pivotanti, in questo caso avendo un raggio zero, davvero è di un'agilità devastante. Bene, se vi è piaciuto il video e volete lasciare un like, io ve ne sono grato. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere, non vi costa nulla e mi aiutate a far crescere un po' questa community. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.